foresta non è un semplice polmone verde. È un luogo magico, custode di creature e luoghi meravigliosi. La foresta di Dixie, composta per lo più di pini e abeti rossi, occupa un'area maggiore di 8.000 km quadrati, nello Utah, tra monti, altopiani e canyon. Nella nebbia mattutina, alcuni cervi si nascondono silenziosamente, ma le prove della loro presenza sono, come dire, inconfutabili. Durante l'estate, le madri sono impegnate a curare i piccoli, in gruppi ristretti, dove solitamente uno o due esemplari svolgono a turno l'attività di sentinelle. Non è difficile incontrarli nei boschi. Sono il mammifero più numeroso in queste terre, anche a causa del drastico calo demografico avvenuto negli ultimi anni dei grandi carnivori. Nella foresta di Duck Creek, alcune colate laviche offrono riparo a numerosi roditori, come alla marmotta dal ventre giallo, un animale casalingo che trascorre nelle sue mura domestiche addirittura l'80% della sua vita. La marmotta può raggiungere i 6 kg di peso, nutrendosi di arbusti, radici e bacche. In queste foreste potremmo anche imbatterci in caverne. Le Mammoth Cave sono nate circa 2000 anni fa, dal rapido raffreddamento del magma a contatto con l'acqua. I canali sono larghi ma molto bassi. Alcuni tratti raggiungono meno di un metro di altezza. La caverna appare disabitata, ma dove c'è acqua c'è vita. A pochi centimetri dalle nostre teste appare un essere curioso che si è adattato al buio, potenziando gli organi sensoriali e perdendo pigmenti coloranti insieme a buona parte della vista. Pur avendo un aspetto poco amichevole, è un insetto innocuo, parente stretto della cavalletta. È la dolichopoda geniculata. Nella grotta ci imbattiamo anche in un piccolo roditore. Non è un caso che abbia costruito la tana proprio qui. La caverna, infatti, su un altopiano alto 2500 metri, può risultare un luogo mite in tutte le stagioni. In una radura ecco due maschi di antilocapra, animali capaci di adattarsi a qualsiasi territorio, dal deserto alla montagna. Sono dei veri maratoneti. Detengono infatti il record di velocità sulle grandi distanze, 60 km orari per oltre 6 km. Certo non saranno animali facili da cacciare. In uno scatto raggiungono anche 100. Su tutte le montagne rocciose, guardando in cima agli alberi, è possibile osservare molteplici creature. Uccelli come il picchio muratore bianco, che con il suo becco appuntito si nutre di larve nascoste nella corteccia. La ghiandaia di Steller preferisce una dieta varia. Il lucherino si nutre invece di bacche. Le montagne, ciò che di più grande abbiamo su questa terra. Chi avrebbe mai pensato che qualche essere vivente avrebbe potuto sfidarle in altezza?
Non stiamo parlando di scoiattoli o di vegetali estinti. Ecco a voi, in tutta la sua mole, la sequoia, l'essere vivente più grande al mondo. È una conifera sempreverde, che in passato visse anche in Europa. Oggi però è presente solamente nel Sequoia e Redwood National Park. Il tronco possente permette a questi alberi di raggiungere i 120 metri di altezza, anche se in un tempo non molto breve, circa 2000 anni. I rami e il sottobosco sono ricoperti di un lichene verde. Sulle cime non è difficile incontrare corvi imperiali, uccelli molto intelligenti, che in cattività possono avere rapporti molto affettuosi anche con l'uomo. È per esempio il caso del corvo di Romeroa e il celebre etologo Conrad Lorenz. Che cosa sarebbe una foresta senza tutto questo? Solo un polmone verde. Per questo dobbiamo proteggere ciò che ci circonda. Questo mondo. Il nostro mondo.